Mauro Garofalo, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare questo romanzo, edizioni Mondadori, romanzo che si sviluppa per circa un 350 pagine, intitolato Ballata per le nostre anime. Mauro Garofalo è nato a Roma, vive a Milano, è autore di due romanzi, Alla fine di ogni cosa e poi Il futuro e la polvere, entrambi editi da Frassinelli. Insegna scrittura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano e storytelling alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Scrive di ambiente per La Stampa, Tutto Green, che è uno degli inserti nel corso della settimana. Mauro Garofalo, partiamo dall'immagine di copertina, un'immagine su cui così in maniera molto veloce si potrebbe dire un'immagine in bianco nero, ma non è così. Poi sono andato a scoprire gli autori di questa di questa fotografia, sono autori tra l'altro di altre fotografie straordinarie, Andy e Michelle Carey. Possiamo vederla con parole sue questa immagine? L'immagine di un uomo che aspetta l'orizzonte, lo vediamo di spalle ed è un uomo con un fucile in una mano, però ho cercato in questa storia, che è basata sulla vera vicenda di Simone Pianetti, un uomo che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento vive e a quattro giorni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale compie un pluriomicidio fondamentalmente in una delle valli della Bergamasca, Val Brembana, specificamente a Cornello dei Tasso, che è il Tasso di Torquato, quindi della Gerusalemme liberata, e questo pluriomicidio rimbalza sulle cronache un po' di tutti i giornali del mondo, nonostante si fosse a quattro giorni dallo scoppio della prima guerra, della grande guerra. Ho cercato dall'immagine di ricavare però non soltanto l'uomo singolo, ma mi interessava, mi fa piacere la sua notazione del contesto, mi piaceva evidenziare tutto ciò che c'è intorno, quindi il grande albero morente, che è un po' l'Ottocento, quindi la fine delle illusioni e l'inizio del Novecento, del secolo breve che condurrà il mondo alle due guerre mondiali, altrettanto però a uno dei miei nuclei tematici, come giustamente sottolineava, che è quella dell'ambiente, quindi la relazione tra l'uomo e quello che ormai è divenuto, dopo l'effetto Greta, come lo chiamano alcuni, pratica comune, insomma, quindi intendere il contesto non più soltanto come scomparsa, come alberi che si vedono ma non fanno parte di un paesaggio lontano, ma come qualcosa che interagisce con l'uomo e che dall'uomo viene a volte corrotto, altre volte invece curato, quindi a seconda delle varie interpretazioni. E in questo caso, Mauro Garofalo, queste considerazioni sono importanti, e in che modo e qual è la differenza di questi pensieri che possono passare da chi scrive, da lei in questo caso, a noi lettori, da una parte per esempio sul settimanale Tutto Green, l'inserto della Stampa, e dall'altro invece in forma romanzata, come nel caso di questo romanzo Ballata per le nostre anime? Ma la forma scritta che passa attraverso le notizie, quindi attraverso i giornali, sicuramente ci vede impegnati in maniera più immediata nel tentativo di scegliere e raccontare storie che abbiano il più possibile un coefficiente di informazione. Io mi sono sempre lavoro da 15 anni nei giornali, più o meno l'orientamento è stato sempre quello di essere un giornalista di informazione più che di opinione, e quindi raccontando o cercando di raccontare quello che vediamo quando andiamo in giro, mi riferisco a, non so, dal ghiacciaio che si sta, dai molti ghiacciai che si stanno ritirando. Io sono andato sullo Zugspitze, che è la montagna più alta della Germania, oppure intervistando scienziati come abbiamo fatto con David Quammen, no? Che ha tirato fuori proprio ultimamente il concetto di spillover, quindi di salto di specie, che ha determinato poi l'annosa questione del coronavirus, che tutti ci sta blindando
andando dentro casa nell'ultimo periodo e credo però anche facendo rivalutare alcune nostre pratiche quotidiane nel tentativo proprio di rimettere in sesto quello che è l'equilibrio dell'uomo con il pianeta. Da un punto di vista narrativo, invece più specificamente se ci spostiamo sulle parole, mi fa piacere che si chiama lo spazio delle parole, mi viene in mente Sartre, no? che diceva che nel libro che uscì qualche tempo fa per Il Saggiatore, le parole lo hanno determinato e in qualche modo lo hanno accompagnato per tutta la vita, in che modo? Cercando di far ardere quelle che erano le sue passioni. Sicuramente una delle mie scelte politica nel senso di ethos, quindi di etica nell'ultimo periodo, è quello di non più occuparmi soltanto delle narrazioni dell'umano, ma nella ballata per esempio ho cercato di far parlare ad esempio il bosco, di far parlare la città, di far parlare sicuramente anche le anime degli scomparsi, no? Quindi non dando peso soltanto alla vicenda del pluriomicida, ma bensì a chi, come un po' nei cori greci, no? Non poteva più essere sulla terra, ma ci parlava dall'Ade, quindi da questo mondo sottosopra, sotterraneo. E quindi ecco, questa è stata un po' la spinta a voler raccontare, quindi non soltanto l'uomo, ma appunto dall'immagine di copertina un po' tutto quello che c'era intorno, compresa l'aria, no? Compreso le molecole che respiriamo. Alla fine siamo all'interno di un pianeta che è un sistema chiuso, quindi in qualche modo respiriamo pur sempre la stessa aria di Goethe, di Wagner, di Napoleone Bonaparte, non so. Cambia lo sguardo, cambiano i tempi, ma in ogni modo il rapporto con il paesaggio, cioè anche con noi stessi, credo che debba rimanere intatto. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Mauro Garofalo? No, ma lo ricordo a memoria. E allora era semplicemente per far ascoltare l'incipit del suo romanzo, che dice: questa è la storia di un uomo tranquillo, padre di 8 figli, onesto lavoratore, che un giorno imbracciò il fucile e uccise 5 uomini e 2 donne. E da questa storia di cronaca, una storia leggendaria, ecco, penso che la maggior parte di noi non conoscesse l'esistenza prima di questo romanzo, di questo Simone Pianetti. È un'esistenza straordinaria, per quanto possa aver avuto come idea quella dell'uccisione di 5 uomini e 2 donne, con una spietatezza straordinaria, ma con un fondo anche, non dico di riscatto, e non è comunque una persona negativa, da come viene raccontata, da come in effetti era questo Simone Pianetti, Mauro Garofalo. L'idea che mi sono fatto andando a passeggiare un po' per quelle valli è che l'eco di quella leggenda si è rimasta un po' incagliata nei sassi, no? che percorriamo delle valli. È un po' una sorta di, non direi di Robin Hood, ma insomma per inquadrarci un po' potrebbe essere quello il riferimento, solo che lui non, Pianetti, non rubava i ricchi per dare ai poveri, ma viene utilizzato un po' come monito ai potenti, no? Perché il pluriomicidio che compie è in realtà quello dei maggiorenti del luogo, quindi uccide il farmacista, il parroco del paese, va a caccia del sindaco e non lo trova, oppure di Palanca, detto il topo, che era l'esattore delle tasse e già molto, no, si racconta il soprannome. Sicuramente è un uomo che aveva viaggiato, era andato in America, una volta tornato, però era sempre stato considerato un po' lo straniero, utilizzando Camus. Lo straniero perché? Perché quando era camerata era il giovane strano, molto bravo a tirare con il fucile, tant'è che diventerà uno dei cacciatori del re, e però poi quando torna, no, ha delle idee balzane perché ha visto New York e quindi vuole prima aprire una locanda nella quale si possa danzare anche le donne, che a quel tempo invece non avevano
alcun diritto se non quello di essere considerate quasi dei soprammobili, no? Oppure, che so, idea questo mulino idroelettrico. Ecco, tutte queste soluzioni un po' all'avanguardia, se vogliamo, vengono viste di traverso dalle persone del luogo, forse anche perché poi alla fine l'uomo è sempre lo stesso, quindi soprattutto poi nelle piccole comunità gli strani, gli stranieri, gli estranei vengono sempre visti male, ma ovviamente il riferimento che sto facendo non è soltanto legato alle piccole comunità, come possiamo vedere dai rigurgiti, no? Nazionalistici che ci sono intorno e forse anche dentro casa. E Pianetti decide, lo vediamo, diciamo, lo raccontiamo nell'arco della sua esistenza, ma sicuramente poi lo definiamo nel suo giorno di, lo stigmatizziamo nel giorno di ordinaria follia, che tutto sommato è insito nell'animo umano, perché se penso a me, immagino anche gli ascoltatori o chiunque, insomma, si possa dire che un giorno gli è balzato in testa di o uccidere qualcuno, e poi però che cos'è? Poi però è l'animo umano che cerca di autodeterminarsi, no? Di trovare un equilibrio, e quindi non arriva effettivamente a essere poi lupo per l'uomo, no? come nel vecchio adagio homo homini lupus. Quindi la vicenda è una vicenda, sì, in parte efferata, in parte straordinaria, sicuramente. Da quelle parti si dice ci vorrebbe il Pianetti quando ci sono dei potenti che cercano di schiacciare, no? E allora ci vorrebbe il Pianetti per farli fuori, insomma, viene detto un po' così. Però Mauro Garofalo, questo romanzo che è come un pendolo è tra il riscatto e la vendetta, no? Quindi, ha detto poco fa lei, chi è che non ha mai pensato nel corso della sua vita in maniera molto sincera di compiere quell'atto, no? Di uccidere qualcuno, e quindi qui la parola che dobbiamo introdurre in questa conversazione, che è presente, non perché si cerchi una salvezza, ma perché bisogna guardare le persone nel proprio sguardo, nel proprio essere, nel proprio sguardo intimo, e guardandole nel proprio sguardo intimo e guardando noi stessi troviamo la parola male. Ecco, come percorre questa vicenda la parola male? Ma ho cercato di fare una sorta di indagine un po' sulle ceneri del neorealismo di Sciascia, quindi cercando di indagare quello che maggiormente mi balzava agli occhi, cioè il fatto che il male è una parte fondamentale all'interno dell'animo umano, determina a volte delle decisioni, come quella nel caso di Pianetti, di estirpazione, no? Quindi il male me lo stanno facendo, mi impediscono di, come nel suo caso, di partecipare alla vita politica, oppure di svolgere semplicemente il suo lavoro o cercando di realizzare i propri sogni, no? Le proprie passioni. Quanti di noi si sono trovati di fronte a voler realizzare quello che maggiormente era nelle proprie intenzioni, e poi invece ci si trova sempre di fronte a un muro di gomma che ci respinge, no? Non si riesce, per tutta la vita inseguiamo una necessità, un bisogno, un'idea, una passione, invece per qualche ragione gli ostacoli burocratici, Kafka, o gli ostacoli umani, come nel caso di Pianetti, ma mi viene in mente l'O'Connor, o mi vengono in mente molte altre situazioni in cui il male attraversa le nostre vite, e tutto sta alla reazione. In questo caso, nella narrazione, quello che ho cercato di fare è tracciare un piatto orizzontale della vita, quindi in cui il male c'era ed emergeva nel modo in cui il mondo si opponeva alla volontà di questo prima ragazzo, poi diventato uomo e poi uomo maturo, di poter fare quello che meglio voleva, no? Esprimere al meglio le sue libertà, e però anche vedere il male dall'altra parte, cioè da chi lo ha ricevuto, quindi, come dicevo prima, le anime dei morti, no? Quindi il male
viene un po' interpretato come evocazione al contrario, quindi cercando di evocare chi il male lo ha subito, quindi mettendosi nei panni degli altri fondamentalmente, che credo che sia una pratica che a volte sottovalutiamo e che invece a mio giudizio è piuttosto importante per questa storia, nella misura in cui io mi ricordo da ragazzo, insomma, quando lessi di Harper Lee Il buio oltre la siepe, che poi è diventato anche un film intensissimo e molto bello con Gregory Peck, mi ricordo la figura di Atticus Finch, no? Questo padre avvocato che si trova a difendere un nero nell'America dei primi del Novecento, in cui ovviamente i neri erano considerati come sicuramente al di sotto dei bianchi, e vediamo che è un tema ancora attuale, tra l'altro, e Finch dice a sua figlia: ti devi ricordare che intelligenza è mettersi nei panni altrui. E quindi è un po' anche questo il tentativo, no? Quello di tirare fuori il male dall'evocazione. Resterei ancora, Mauro Garofalo, proprio sulla parola male, perché la fine di questo romanzo è una domanda. Per essere felici cosa serve? Serve anche attraversare il male, serve fare del male, serve riceverlo. Non so risponderle, tant'è che l'ultima parola, l'ultimo segno grafico che ho scelto, no, è proprio questo interrogativo. Però le direi sicuramente che nel mio caso specifico, quindi qui le sta parlando l'uomo e l'autore, sì, credo che sia importante e imprescindibile, oltre al fatto che ipotizzare una vita integralmente, interamente felice, forse anche utopisticamente, sarebbe utopisticamente egoistico, diciamo così. Mentre invece vederlo e riconoscerlo, vederlo anche dentro se stessi come atto di umiltà e come atto di riparazione, credo che sia fondamentale, perché ci fa vedere il diorama dell'animo umano, cioè tutto lo spettro che ci rappresenta. Noi non siamo soltanto felici, siamo anche tristi, e però ammettere quella tristezza, ammettere quel male, ammettere quel buio oltre la siepe, appunto, è sicuramente un atto di consapevolezza che poi, se viene incamerato e se viene lavorato e se viene se non viene più inteso come vergogna, forse, ci permette poi di dire la verità delle parole, no? E conoscere, riconoscere la verità delle parole, in fin dei conti, significa schiuderne il significato. E non rimanere nella centrifuga dei giudizi, o Tra quantomeno dei l'altro. pregiudizi, tra l'altro. Sì. Io vorrei leggere, e mi scuso di questa lettura, però credo che sia bello condividere anche una poeticità di questa storia. Il canto del bosco, per esempio, un'altra pagina poetica è la ballata, quella che chiude la storia, no? Di Pianetti, la ballata del Pianetti per l'appunto. E qui anche la lettura, Mauro Garofalo, in alcuni punti del romanzo, la lettura cambia registro. Io trovo che sia sempre molto interessante, no? Penso che succeda a molti, di accorgersi che in quel momento quello che stai leggendo ha bisogno di un altro respiro, ha bisogno di un altro modo di farsi parole. Quindi credo che sia veramente molto molto interessante. Però dicevo, vorrei tornare al discorso della natura. Il canto del bosco che così comincia: le nuvole le formano insieme tutti i respiri del mondo, esseri pulviscolo di luce. Ogni materia trattenuta diviene altro, la danza dei rami sugli alberi. Foglie che scricchiolano, stormire, fruscio, silenzio, il crepitio della vita minuscola, noi che ci piegavamo solo alla neve, i rumori del bosco, lo scricchiolio ardente delle stelle. E tu che non sei acqua né albero, tu che non sai il linguaggio segreto delle api, né conosci la resina, tu
che sei isola emersa e sei appena un inizio e una fine al confine del nostro sempreverde stare. Tu che ti illudi di sogni e solo quando perdi sei in grado di affrontare la grazia, l'aureo rapporto che unisce lo scomparire dello spazio alle braci luminose che cuociono castagni d'autunno in mano un bicchiere rubino che ti tenda finalmente dimentico, che ti renda finalmente dimentico. Mauro Garofalo, questa è poetica, oltre che a essere prosa. Il lavoro che sto cercando di portare avanti come autore è sicuramente quello della sintassi e del ritmo, della struttura, del tempo di lettura, ecco. In semiotica si dice che la suddivisione del tempo prevede un tempo che è il tempo del grande Cronos, no? Quindi lo scorrere degli anni, quindi qua siamo nel 1914, un secondo tempo che è il tempo che invece è il tempo della vicenda, quindi siamo in autunno, siamo in quale momento della vita di questa persona, e poi c'è un terzo tempo che devi sempre considerare quando scrivi, che è il tempo di lettura. Il tempo di lettura vuol dire che lo scrittore intanto è il primo lettore di se stesso, cioè che deve cercare di rendere nella maniera più precisa possibile la capacità di evocazione di ogni singola parola. Nel pezzo che lei ha letto, per esempio, io ricordo di non aver utilizzato i segni di interpunzione, i brevi, quindi le virgole o comunque anche punti e virgola, perché quello che mi premeva era riuscire a far respirare il lettore in un certo modo, ovvero il modo che secondo me avevo esperito camminando i sentieri del bosco della Val Brembana in questo caso. E quindi ho cercato di ricordarmi in che modo avevo camminato quei passi, il modo in cui avevo quindi incontrato quelle api o quelle latifoglie o quello scricchiolio, no? dei sassolini che calpestiamo. E quello che mi interessava era però cercare di emergerli nella maniera più consapevole e musicale possibile. Quindi in questo caso sì, sicuramente la prosa può riuscire lo stesso, non so se alla stessa maniera, però il tentativo, almeno il mio tentativo, e poi tutta la ricerca che sto tentando di fare, studiando come un matto, perché poi soltanto leggendo, no? Leggendo si può cercare di trovare una propria voce, è proprio quella di riuscire a recuperare qualcosa di assolutamente effimero, no? Nel senso, è stato un po' una sfida dirmi, va bene, cerca di capire come parla il bosco, ecco, già chiamarlo canto era una scelta, da dire che le foglie scricchiolano e però anche c'è lo scricchiolio che è ardente, no? Quello delle stelle, no? Le mette in giusta posizione, quindi c'è un registro di fuoco per la foglia che brucia e che è il bosco e che sono gli incendi, ma altrettanto c'è questo crepitio assente e silenzioso delle stelle che vediamo o non vediamo durante la notte, perché poi per accendere le città le abbiamo spente le stelle nel cielo, no? Perché l'inquinamento luminoso impermette di osservarle, mentre invece se andiamo Simone Pianetti, che questa figura straordinaria che sente di appartenere alla foresta, e questo è qualcosa di molto importante, in questo dobbiamo somigliare, perché mentre la foresta assorbe il silenzio e la corolla di un botton d'oro si apre, ed è la musica del mondo che deve continuare più che la musica, forse, e l'armonia. E probabilmente Simone Pianetti era veramente in armonia con il mondo quando si sentiva di appartenere al bosco. Mauro Garofalo, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, in questo momento sto portando avanti due libri. Sto leggendo di Michel Mari, Tutto il ferro della Torre Eiffel, che è un libro estremamente brillante e divertente, che racconta. C'è un grande incrocio storico tra il 36, quando i falangisti spagnoli uccidono García Lorca, che è un autore che io amo moltissimo, ma altrettanto poi si parla dei passage a Parigi dove Walter Benjamin si incrocia con Gadda, o insomma un grande A pastiche. bere tanti pastis, tra l'altro. Sì. E poi un altro invece sto rileggendo di Thomas Bernhard, Sotto il ferro della luna. Bernhard è un autore straordinario a proposito di grande poetica, ma che in questo libro, insomma, è estremamente attuale perché ripercorre insomma, un anno fondamentale che lui nasce tra gli anni 30 e il 60 e insomma, tira fuori questa poetica in cui si parla di lui dice. Vado a memoria, quindi mi perdonerete se non è così, dice quest'anno è come quello di 1000 anni fa, in cui non sappiamo niente, non sappiamo nulla del declino che ci sta intorno, delle città che sprofondano e del vortice in cui sono affogati gli animali e gli uomini, più o meno, e quindi mi richiama molto i giorni che stiamo vivendo, insomma, no? In cui stiamo cercando di barcamenarci all'interno di una situazione sicuramente straordinaria. Chissà che rapporto ci sarà fra questi due libri che contengono nel titolo tutti e due la parola ferro, tutto il ferro È vero, della è Tour vero, Eiffel non e ci avevo, sotto il beh, ferro della luna. Quindi, non ci avevo fatto caso. chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa? Grazie, grazie davvero Mauro Garofalo per il tempo che ci ha dedicato, per il romanzo Ballata per le nostre anime. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.